Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono diventati genitori della piccola Giulietta lo scorso 4 marzo 2022. A sole 2 settimane dal parto, la modella 28enne fidanzata del pilota da corsa ha mostrato il suo fisico, già snello dopo la gravidanza, ai suoi più di 500.000 followers. Ciò ha attirato dure critiche da parte di alcune persone che hanno accusato la modella di dare un messaggio sbagliato e ostentare la sua forma fisica perfetta. Ecco la risposta della Novello. La vita di Francesca Sofia Novello è cambiata dall'arrivo della sua primogenita. La 28enne ha condiviso con i suoi followers dolci scatti che raccontano la sua vita da neo mamma alle prese con passeggini, creme e abitini. La fidanzata di Valentino Rossi, nella giornata di ieri 18 marzo 2022, ha anche pubblicato nelle storie Instagram una foto scattata allo specchio che ritrae la sua silhouette 2 settimane dal parto. Lo scatto in questione ha sollevato un vero e proprio polverone. La Novello ha ricevuto alcuni messaggi privati in cui è stata criticata per vantarsi della sua forma fisica e per non avere sensibilità verso quelle neo mamme che invece faticano a tornare in forma dopo il parto. La 28enne ha deciso di replicare agli attacchi dicendo di essersi sempre mostrata su Instagram e negando di star ostentando alcunché. Francesca Sofia Novello risponde alle polemiche. La Novello ha spiegato di volersi mostrare per quella che è, sottolineando il fatto che non può essere una colpa essere snelle postpartum, né mostrarlo. Invece le mamme che ancora non sono in forma, e lo dicono, vanno premiate? Ha puntualizzato la modella. Oltre a difendersi, l'influencer ha lanciato una frecciatina contro tutte quelle neo mamme che sui social si ergono a paladine della body positivity mostrando i loro difetti. Che ipocrisia! Non capisco il senso di queste polemiche. Il mio essere in forma non deve sminuire nessuno. Come se avessi una colpa, dovrei quindi nascondermi? La Novello ha concluso dicendo di aver condiviso la foto incriminata senza l'intenzione di lasciar passare un certo messaggio. L'unica cosa che la 28enne si è sentita di fare è consigliare alle mamme di mangiare bene e fare sport. We'll be right back.